Il Consiglio regionale del Piemonte, l'Assemblea legislativa che ha il compito di elaborare, discutere e votare le leggi regionali, ha sede a Palazzo Lascaris. È composto dal Presidente della Giunta e da 50 consiglieri. Oltre al ruolo legislativo, il Consiglio ha al suo interno una serie di comitati e consulte che promuovono progetti e iniziative volti a sensibilizzare i cittadini su particolari tematiche. Il Comitato Resistenza e Costituzione, presieduto da Nino Boetti, promuove e coordina iniziative per sviluppare i valori della democrazia e il contrasto ai totalitarismi, soprattutto in prossimità di ricorrenze quali i giorni della memoria e del ricordo e gli anniversari della liberazione e della nascita della Repubblica. Contrastare un modo di essere e riaffermare il senso dell'uguaglianza, della libertà e della democrazia. Dal 1981 il Comitato Resistenza e Costituzione propone progetti per scuole superiori sulla storia contemporanea. Alle classi vincitrici viene offerta la possibilità di visitare i luoghi della memoria. I progetti fino ad ora hanno coinvolto oltre 42.000 studenti e 1.600 insegnanti. Il presidente Nino Boetti guida anche il Comitato regionale per la tutela dei diritti umani, composto da consiglieri regionali e da esperti sui diritti civili. Far conoscere le opportunità offerte dall'Unione Europea a cittadini, liberi professionisti e imprese è l'obiettivo della consulta regionale europea. Attenta al mondo della scuola e all'educazione dei giovani, dal 1981 promuove il concorso Diventiamo cittadini europei, rivolto agli studenti delle scuole superiori. L'iniziativa permette ai vincitori e ai loro insegnanti di vivere un'esperienza concreta attraverso la visita alle istituzioni dell'Unione Europea. Stiamo lavorando a un progetto a cui tengo moltissimo, che verrà presentato penso a fine ottobre, che riguarderà la disabilità. È un argomento che dobbiamo affrontare, non dobbiamo sempre voltarci di là rispetto alle problematiche. La consulta regionale dei giovani promuove il valore della cittadinanza attiva tra le nuove generazioni e l'importanza di partecipare in prima persona e da protagonisti alla vita politica e sociale. Le attività molto interessanti, ad esempio l'educazione finanziaria per la consulta giovani e anche il parlare del tema dell'autismo attraverso il linguaggio dei fumetti. In particolare sui giovani, a settembre partirà questo progetto di educazione sentimentale nelle scuole piemontesi, un evento importante anche nell'innovazione che porta e che parte dal Consiglio regionale. Per promuovere fin dalla più tenera età i valori della cittadinanza attiva e offrire ai giovani e alle giovani la possibilità di vivere da protagonisti all'interno delle istituzioni, l'Assemblea regionale si prende cura anche dei consigli comunali dei ragazzi e propone le iniziative Ragazzi in Aula e Ambasciatori e Ambasciatrici del Consiglio regionale. Le condizioni di vita, di lavoro e di salute delle donne e la loro effettiva partecipazione all'attività politica, economica e sociale della comunità regionale è il focus della consulta femminile. Le battaglie femminili e non solo per le donne da portare avanti in questo consiglio sono tante, a cominciare credo dall'ultimo obiettivo, che è quello di portare avanti la modifica della legge regionale con la doppia preferenza di genere. La consulta delle elette promuove e valorizza la presenza delle donne nelle istituzioni e nella vita politica. Il genere femminile purtroppo nel mondo politico è ancora oggi discriminato, perché le donne che siedono nel Consiglio regionale sono nettamente inferiori come numero rispetto agli uomini, e quindi il mio auspicio e le mie battaglie continueranno affinché veramente ci sia una parità di genere tra uomo e donna. Altro grande focus dell'Assemblea legislativa regionale sono gli stati generali dello sport e del benessere, che dal 2015 fanno dell'attività sportiva uno strumento di tutela e di prevenzione della salute pubblica e di contenimento della spesa sanitaria. Stiamo cercando di portare avanti delle iniziative per far capire alle persone che oltre al fare sport come prevenzione, lo sport può essere anche cura. L'Osservatorio regionale sui fenomeni dell'usura, dell'estorsione e del sovraindebitamento svolge attività di studio e divulgazione e porta avanti un'opera costante di informazione nei confronti degli studenti degli istituti scolastici piemontesi sui temi dell'usura e dell'educazione all'uso legittimo e responsabile del denaro.
Tutte le informazioni sulle attività degli organi istituzionali del Consiglio regionale del Piemonte si possono trovare online al sito cr.piemonte.it cliccando alla voce Assemblea.